Immagino che da domani potremo trovarci da un'altra parte della città. E ora è triste, ma deve essere fatto. Dovremo assistere al funerale della sorella che ho dissanguato, preso dalla follia del vampirismo. Andiamo. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Sì, senza farsi notare. È così evidente che siamo dei vampiri? Non so se sia il modo migliore di non farsi notare, ma ho bisogno di sangue. I have this thirst for blood. È vero. È così. This is despicable. Ma c'è di peggio. Devi stare uccidendo e dissanguando persone, ma al momento così non è. Abbiamo un prete che non conosciamo. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Mi spiace, madre. Non avresti certo dovuto assistere alla morte di tua figlia. Era giovane. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Il maggiordomo? Piove sempre, eh? Beh, immagino che non sarebbe Londra, altrimenti. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do Perché lei è but qui? accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Beh, ho appena detto a una vedova che è male restare soli, quindi non voglio essere eccessivamente ipocriti, ma era così buona. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Non è così
facile, era mia sorella. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Non sono un uomo di fede. Forse aiuterebbe, ma questo non lo posso negare. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Casualmente. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Nonostante non sia credente. Chissà. Raggiunge la chiesa di St. Mary. Immagino che alla fine comunque una chiesa rappresenti qualcosa. Sia che si sia credenti o meno. Forse è quello di cui ho bisogno. Non lo so. Spererei di essere lasciato in pace dagli Skull adesso, ma... dubito che sarà così facile. Dubito veramente. Questo non è un nascondiglio, vero? No. Sarebbe stato troppo comodo. Eccolo qua. Invece, allora, una cosa che volevo intanto controllare è poter potenziare lui. Dice che ci manca un fucile di Milton perché... Ok, giustamente, quindi possiamo potenziarlo. Guarda il danno. Allora, danno inflitto e tempo di ricarica. Comunque molto. Il danno è già tanto, quindi... andiamo di tempo di ricarica per ora. E... qui non credo non si abbia ancora modo. Purtroppo no. Qui sì, il randello mi piace molto, visto che era molto efficace. Consumo energia 10% o 3 punti stordimento. Aumentiamo ancora i punti stordimento. Sono... alla fin fine comunque aumentare lo stordimento porta a dover dare meno colpi. Ergo consumo inferiore di energia. Tutto torna. Oh, ho sbagliato. È la seconda volta che continuo ad allenare il bastone spinato, vero? E ho consumato... ah, maledizione. Dovrei iniziare a usarlo, non fosse che ho delle armi così più interessanti. Va bene, mannaggia me. Il discorso è che... cioè, la cosa figa è che quest'arma fa sia stordimento, fa anche stordimento 18, quindi è un tutt'uno. Potrei provarlo. Potrei provarla a questo punto, giusto per vedere l'effetto che fa. Sembra piuttosto violento. Proviamolo, ho sprecato talmente tanti punti potenziandolo che... quasi un peccato non farlo. Va bene, rubiamo un po' di cose in giro.
Ci ha permesso di aggirare qualcuno? E ammetto non mi dispiace. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? È molto diverso da me. Does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Mi sta mettendo in guardia visto che è il suo terreno di caccia o è il suo clan? These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Già, non c'è niente di semplice. Allora, qui invece abbiamo ancora degli umani, se non erro. Stanno combattendo fra di loro. Oh, diavolo. Questo sì che fa male. Ok. Interessante. E si può parare con questo? Con questo si può parare. Abbiamo anche lo stordimento. Sapete che potrebbe valerne la pena? Potrebbe valerne la pena. A quel punto avere una spada come primaria conta poco. Oh, 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 oh. Queste sì che sono delle crocche importanti. Oh, mi spiace. Interessante davvero molto. Allora, eravate solo voi due qui. Così pare. Stato del quartiere è stabile, ma vorrei che stesse molto meglio. Ora, prima di entrare nella chiesa di St. Mary, ovviamente, andiamo dal prete. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Certo. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I solo perché non è una suora. Questo che vuole dire. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Sure. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. Sì. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Qualcosa di più? Why did you... Ok, questo non c'era d'aiuto. Non c'era d'aiuto. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Nel caso degli scalp potrebbe anche essere giusto, ma dovrebbe almeno permettergli prima di morire. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Questa è la sua impressione, immagino. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No!
No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Lei è talmente invasato che credo che lei sia convinto di quello che dice. Sarebbe forse anche in grado di suicidarsi nonostante il suo credo religioso nel caso lei fosse infetto. Comunque è un passo. E non vedrò l'ora di eliminarla da Whitechapel. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. Era un po' peggio che morto. He is dead, isn't he? Yes. He is now. Now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Beh, almeno il suo vil denaro lo accetterò. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted. Come donava, secondo so lei? Zealous. He gave all he had for the cause. Con la carità? He tirelessly preached the good word. Vediamo un po' qui. La battaglia di Tobias è finanziata dalla sua attività di apprendista becchino. Ha profanato fin troppi cadaveri. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he pare sia una costante. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Un santo proprio. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. La prende con fair play. Va bene. I have had enough for tonight. Goodbye. Per ora direi sia il caso di entrare in St. Mary, ma questo ingresso ovviamente non è quello corretto. Troppo semplice sarebbe stato. Troppo semplice. Qui dovrebbe andare bene. Fatemi entrare. Cerco l'espiazione. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. Siamo scossi. I don't know. Joseph Larrabee. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray. È una chiesa. To cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Non ho bisogno di compagnia. Non cerco qualcuno disposto ad ascoltarmi o è una questione personale. Tutte negazioni. Quindi andiamo sull'affermativo. È una questione personale. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. È una questione privata in modo aggressivo oppure rassegnato. Rimarrà privata, mi spiace. I've made myself perfectly clear. This is a private matter. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me. Mi hai appena tagliato fuori, in realtà. Very well, priest.
as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Una donna a cui tenevo molto. Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Riposa per l'eternità? Purtroppo non la vedo così. È stato un incidente. Dicasi omicidio colposo. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Mi sento fin troppo responsabile. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Perdonami. Solo questo riesco a chiedere. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Cioè, da umano? Non è possibile. Questo non è possibile. Brutta situazione. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Assolutamente. Questo è ovvio. Qui è ancora chiuso. Tempo di tornare all'ospedale. Qualche novità qui? Good evening, Doctor. Can I... Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Ottimo. Questo mi piace molto. Su di lei non ho indizi, maledizione, Darby. Farewell. Sei molto curioso. Molto curioso in vero. Ora, speriamo di non avere troppi scontri nel nostro cammino. Ma dubito che sarà troppo semplice. C'è un prete lì. Sta per... Esatto, stava per inondarmi con la luce, lo immaginavo. No! Venga giù! Mamma mia, l'abbiamo evitato proprio all'ultimo secondo. Mi dia altro sangue, mentre intanto mi torna anche l'endurance. Diavolo, sì, abbiamo fatto male. Sentivo rumore di Skull. Comunque il prete stava bussando intensamente a quella porta. C'era qualcuno? Non credo. Certo che uccidere questi esseri paga davvero poco in termini di esperienza. Forse è il caso di finire anche a voi. Eccoci qua. Non combattete fra di voi? No, eh? Aia. Mi ha fregato. Ho fatto una pessima scelta a venire qua. Mamma mia. Fuori uno. Guarda che si sta spawnando di quell'altro. Oh no.
Oh, via! Spammiamoci di lui. Perfetto. È ancora vivo. No! Aia. Ah, no, no, no. Ah, diavolo. Ho cercato di fare il potere e non è venuto affatto. Niente. Niente, non riesco a fare questo maledetto potere. Forse devo tenerlo premuto? Ok, era così il potere. Ok, ho sbagliato tasto. Gli ha fatto male, non l'ha ucciso però. Aia. Non ho sangue. Non ho sangue. Non ti curare, bastardo. Ok, stavo totalmente sbagliando tasto, ecco perché mi stavo incartando in questo problema del potere. Gli ha fatto molto male comunque, ma per questi nemici più forti andrà potenziato sicuramente. Ma volevo testarlo, quindi diciamo che va bene così. Stavo anche sbagliando strada. E l'esperienza ottenuta è sempre pochissima. Vi eviterò se è possibile. Non credo di poter sprintare velocemente, ma anche questo vorrei fare in modo che lui si abbia sempre più endurance in modo da poter utilizzare maggiormente questo potere. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You, I remember you. Il mio creatore. È lui. Fear be gone. I would harm no child of my making. Finalmente ti incontro. It's your doing. You made me! Made me this creature! Perché? What are you? I am the land. You are our champion. Il campione dei vampiri? You selected me! Chose me! As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Direi. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Non mi hai dato davvero nessun concreto aiuto. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Sono stanco. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Dovremmo parlarne con Edgar. Potrebbe spaventarsi, in fondo siamo figli di un essere sconosciuto, antico, potentissimo, che dice di avermi selezionato come il paladino degli Econ. Potrebbe essere pericoloso per un mortale starmi troppo vicino.